Celle di Bulgaria, sempre per l'apertura per la presentazione del progetto SARA, il sostegno antiviolenza rete attiva, un progetto avviato per contrastare la violenza. Con me è Maurizio Tancredi, sindaco di Casellempittari, uno dei comuni dove verrà aperto lo sportello. Sindaco, ha già il luogo dove impiantare? Sì, abbiamo, diciamo, un vecchio educandato praticamente che non utilizzato più per questi fini, presso il quale abbiamo dei locali che possiamo mettere a disposizione per questa importante apertura, diciamo, di questo sportello antiviolenza che, insomma, sarà presente a Caselle, quindi credo già a partire dai primi di ottobre. Lei è sindaco da parecchi anni a Caselle, quindi credo che abbia il polso della situazione a livello, diciamo, almeno a conoscenza di situazioni. Crede che sia un territorio pronto a denunciare eventuali abusi? Guarda, il territorio, diciamo, non è prontissimo sotto questo aspetto, nel senso che tante volte episodi di violenza si verificano, soprattutto molto spesso in ambito familiare, e esiste una forma, diciamo così, direi omertosa come Si di tende a silenzio, ecco, si nascondere. tende a nascondere perché ancora vi è, diciamo così, questa grossa incondizionamento sociale per il quale, insomma, ecco, si cerca di far apparire che le cose vadano sempre bene. L'apertura del centro sicuramente potrà aprire opportunità nuove per chi dovesse essere nella condizione di poter denunciare qualche cosa, anche nelle forme più giuste che saranno quelle poi messe a punto dal centro stesso per cercare di tutelare, diciamo, tutte le parti in causa, no? L'importante è che la presenza del centro possa poi rappresentare una opportunità in più per chi magari oggi si trova in una situazione di difficoltà e vuole magari non neanche tanto denunciare quanto avere un'assistenza, una consulenza, una indicazione, un supporto, ecco, che può Un essere. sostegno psicologico per superare quel momento. Quindi Esatto. possiamo dire che dovrebbero finire i tempi dei panni sporchi che si lavano in famiglia, avere il coraggio magari di chiedere aiuto e un supporto psicologico nel caso di violenza. Assolutamente sì, certo, questo è il nostro auspicio chiaramente. È una questione culturale, dovremmo avere pazienza. Questi strumenti sono molto importanti perché ci permettono di dare al territorio delle opportunità che fino ad oggi non ci sono state e quindi poi Caselle per la sua posizione anche geografica rispetto anche ad altri comuni del nostro interno credo si presti molto bene per poter essere un punto di riferimento su questa questione. Io la ringrazio. Grazie a voi. Bene.